Bene, allora, non avevo finito di parlare del cimitero di Praga di Umberto Eco. Allora, il romanzo, la vicenda piuttosto complicata, ma non certo emozionante, parte in alcuni punti, no? Perché è la storia di questo stranissimo personaggio che è vittima di un sdoppiamento di personalità, no? E che è una specie di agente segreto antisemita che si trova in mezzo a un'inverosimile vicenda che riguarda i protocolli di Sion, i protocolli dei savi di Sion. Per chi non sa cosa sono i protocolli dei savi di Sion, sono, diciamo, la principale opera antisemita che sia mai stata scritta nella modernità, diciamo. Risale alla fine dell'Ottocento la sua stesura e praticamente è stato come dire, un falso storico inventato dalla polizia zarista lucrana. Chi sia l'autore specifico credo che non si sappia, proprio per questo poi come dire, Umberto Eco ha immaginato un retroscena fantastorico,└└││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             ││││││││││││││============└└└└└└============└============└============└Eco, no? Per cui appunto il protagonista sarebbe l'autore stesso dei protocolli dei savi di Sion, che poi avrebbe dato, cioè, la cui opera poi sarebbe stata copiata da altri, diciamo. Allora, questa opera praticamente narra l'ipotetico, fantomatico progetto degli ebrei per dominare il mondo, no? Cioè, chi l'ha scritto ha immaginato nella sua mente complottistica cosa avrebbero potuto architettare gli ebrei, secondo la sua logica contorta, per dominare il mondo, no? E quindi mette in bocca agli stessi rabbini, ai complottisti, quello che fra di loro hanno stabilito per progettare il dominio del mondo. Poi ovviamente si è scoperto che era un falso, no? Però gli antisemiti continuano a insistere che cioè, o non sarebbe proprio cioè, sarebbe una cosa autentica o comunque non sarebbe tanto falso, no? Ecco, e vedendo quanta gente crede ancora a cose di questo tipo, ha pensato bene Umberto Eco di scusate, l'allergia ai polline mi sta dando dei problemi, mi rende difficile la respirazione. Allora dicevo, ha pensato bene di fare un romanzo su questa tematica. Sembra fuori del tempo, no? Perché poi il protagonista è proprio un matto delirante. Però purtroppo di matti deliranti di questo tipo ce ne sono parecchi ancora, no? Non solo antisemiti, ma complottisti in genere, e siccome io pensavo di parlarne, appunto di complottismo, di fare un ciclo di video sui vari complottismi, e anzi una serie di cicli, perché esistono diversi tipi di complottismo, e cominciare proprio dal complottismo antisemita, che è ampiamente presente sulla rete e che riguarda appunto molto spesso i protocolli dei savi di Sion, no? E comunque mettiamo da parte questo e passiamo a cose molto più frivole, perché sotto, nella parte sotto della libreria dove ho messo tutte le robe più pesanti, no? Ovviamente ci sono tutte le cose più, come dire, più. No, a dire il vero no. Ce n'è una, questa sempre di Massimo Introvigne, i satanisti,
storia, riti e miti del satanismo, della Sugar Co. Edizioni immancabile, no? Allora, Massimo Introvigne, ne ho già parlato, è direttore del CESNUR, che è l'ente di informazione sulle nuove religioni, sette e via dicendo, e ha pensato bene, proprio perché lui non è un complottista, cerca di porsi le cose in modo razionale, ha cercato di fare un libro appunto sui satanisti, ma vista da un'ottica non complottistica, cioè analizzare i vari movimenti di satanismo negli ultimi secoli, i rapporti con i mass media, la diffusione della fede nel satanismo, che non è la fede al satanismo, perché ci sono, bisogna distinguere fra fede satanista, cioè di chi adora Satana, e fede nel satanismo, cioè coloro che credono che il mondo sia pieno di satanisti, no? E vedono complotti di Satana ovunque, che è una fede di tipo delirante, diciamocelo, che alberga nell'Occidente cristiano fin dai tempi dell'Inquisizione spagnola, dell'Inquisizione, no? Dove si vedevano, ai tempi in cui appunto si vedevano i satanisti dappertutto. Oggigiorno, certamente, cioè, ci sono meno isterie collettive riguardo al satanismo, però comunque ce ne sono. E sono anche molto diffuse sulla rete, ne trovate, no? Di gente che immagina complotti satanisti, per esempio, non solo delle sette sataniche, ma anche dei massoni ritenuti tutti adoratori di Lucifero, di conseguenza anche in parte degli ebrei, complotti satanisti nell'alta finanza, complotti satanisti per esempio riguardo il cosiddetto nuovo ordine mondiale, no? Cioè, cos'è tutto questo satanismo? Questi deliri satanisti sono opera di persone dalla mentalità piuttosto reazionaria, magari che gli scoccia che il mondo non sia più cristiano. Allora, siccome non dicono, non può essere colpa nostra se il mondo non è più cristiano, e non può essere neanche colpa di Dio, perché il nostro Dio è quello vero, quindi non può abbandonare il mondo. Deve essere colpa di Satana se la gente non è più cristiana. Allora immaginiamo che ci sia in corso un complotto satanista. Almeno questo è quello che mi sembra di intuire dalla mentalità propria di chi vede complotti satanisti. Complottisti satanisti. I satano complottisti, ecco, chiamiamoli così, satano complottisti. E qui Introvigne cita un sacco di casi, no? Di gente, per esempio, che in America è finita sotto processo, accusata di diffondere il satanismo e di far partecipare i bambini a riti satanici, di aver molestato e seviziato bambini, di aver profanato tombe e via dicendo, per poi scoprire che non era niente vero, che era tutto frutto di un'isteria collettiva, magari di cui i bambini sono diventati inconsapevolmente complici, no? Perché quando a un bambino, cioè un bambino non sa distinguere fra la fantasia e la realtà, tu gli dici, senti, ma per caso la tua mamma la sera ti portava nel bosco a partecipare al sabba? Allora il bambino, magari per far contento l'adulto, no? Magari perché gli solletica la fantasia, un'idea del genere, dice sì, è vero, ogni tanto, ecco, no? E allora da lì, quando, cioè, basandosi su testimonianze di bambini che non si rendono conto, non possono rendersi conto di quello che dicono, no? E se sono stati intentati dei processi, gente che è finita in galera anche. Che è stata, in certi casi è stata anche riconosciuta colpevole, poi magari dopo, se per fortuna si è ritrattata la cosa, o magari quando i bambini continuavano
a accusare a destra, ma anche a dire, no, a un certo punto, no, non è possibile che siano tutti satanisti, tutti i tuoi parenti, tutti i tuoi amici fossero satanisti. A un certo punto ci si rende conto che non è niente vero, no? Niente, applaudono, mi applaudono dalla scuola accanto, evidentemente. Ecco, comunque, sì, questo qui è un libro interessante, soprattutto per chi si oppone ai complottismi, cioè chi vuole capire meglio quanti complottismi ci sono in questo mondo e vorrebbe che ce ne fossero di meno, ecco, io glielo raccomando, appunto per far capire che le isterie collettive su Satana vanno ancora per la maggiore. Allora, cambiamo completamente argomento. Io sono sempre stato un fanatico della Marvel, cioè lo ero, ma adesso molto di meno. Sono tanti anni che non compro più i Fantastici 4, sempre una questione di soldi che di tempo. Non ho tempo per leggere le storie della Marvel, sia perché a lungo andare l'universo Marvel mi ha un po' stancato, perché non mi è piaciuto molto la piega che a un certo punto ha preso la fantasia Marvel, no? Cioè, una volta secondo me era magari più ingenua, ma anche più libera. Adesso, cioè, finendo col diventare un po' troppo intellettuale, secondo me ha un po' perso la sua freschezza, ma è un'opinione mia. E quindi, cioè, sì, vabbè, quando esce un film sulla Marvel, sui personaggi della Marvel, vado sempre a guardarli perché è un modo per ricordare le fantasie da bambino, e anche un modo così per vedere, dico, vediamo come l'hanno trasposto, no? Cioè, certe volte mi piacciono, certe trasposizioni mi piacciono, certe altre dico così e così, metà e metà, certe altre mi deludo completamente. Per esempio, mentre mi è piaciuto molto L'Uomo Ragno quando è uscito, l'ho trovato molto bello, molto indovinato, e invece Daredevil ho detto che schifo, proprio non hanno saputo minimamente rendere il personaggio, non mi è piaciuto per niente, l'ho trovato anche abbastanza noioso. Ecco, comunque sì, questo è cioè un libretto, un libello in cui c'è praticamente la nascita della torcia umana, no? Che la prima torcia umana, non quella dei Fantastici 4, perché la Marvel ogni tanto aveva questo strano vizio di replicare i propri personaggi, no? Per cui la Marvel inizialmente inventò una prima torcia umana che era un androide, potremmo dire, cioè non viene spiegato bene un androide in che senso, non si capisce se è un robot in forma umana o una forma di vita sintetica in forma umana. Non ho mai capito, credo che non l'abbiano mai neanche voluto spiegare, che però appunto ha il potere di infiammarsi senza bruciare, no? Di essere avvolto dalle fiamme. È stata la prima torcia umana. Notare la pregevolezza dello stile, no? Questo è un fumettista proprio coi fiocchi, coi controfiocchi, proprio. Notare il realismo e l'espressività dei suoi disegni. Non so neanche come si chiama questo, ma comunque fa delle belle robe, bisogna proprio dire. Le donne degli X-Men, le X-Women, appunto. Ricordi dell'adolescenza. Altri ricordi dell'adolescenza. Questo è un vecchio libro che mi hanno regalato, cioè che avrà più di 30 anni, forse 35. Navi spaziali dal 2000 al 2100, no? In cui si immaginano frammenti di storia futura, si immaginano le astronavi che voleranno
nel mondo della fantasia e che non esistono. Arrivederci.